Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo video riparte da domenica sera, dove dopo essere andata a piegare i panni con l'aiuto di Manuel li abbiamo divisi nelle bacinelle. Poi sono andata a mettere via il siero del latte che era rimasto, siccome volevo fare delle ricette ma non sono riuscita a farle tutte. E ho deciso di metterne una parte via. Oltretutto ho letto che si può congelare e poi consumare in un secondo momento, e quindi per non sprecarlo e buttarlo via lo sono andata a appunto a mettere nei contenitori. Qui mi sono fatta una lista di ricette che voglio fare con il siero del latte, e quindi vado a prendere la quantità di siero di latte che mi serve e ne vado a mettere un 20 grammi in più, e poi andrò a scrivere sopra al tappo del contenitore quanto ce n'è, così almeno quando lo vado a prendere non sbaglio, cioè so già quale prendere. Thank you.
E invece quella lì è da buttare. La devo raccogliere quel quaderno che mi è caduto prima, rimettere a posto lo zaino di Manuel, e questa camera è a posto almeno per oggi.
fatti così. Guarda, sono la smetti di prendere. Pia, Pia! Ehi, Pia! L'avete preso? Sì, e tu sei ancora sul letto, lo giuro. Ma stai, non c'è gonfio comunque. Ma l'hanno costruito a mano. Ma tu hai preso? Lo zio è un cavolo. L'hanno preso da Ikea. Ma no, la posso fare un falegname. Visto. Non è caduto. C'è solo sesso e bebè. Ma è gigante. Posso come fa a starci anche se non dai Giada, questo materasso è troppo piccolo. Ma è bellissimo. Ah no, c'è la migliore. Come fa a starci anche se non mi hai spostato il materasso? Perché è minuscolo. Il materasso dorme. Un attimo, adesso va la prendo. No, no, io pensavo che era diverso. Era tipo con un unicorno. Già pensavo che c'era anche la scala. No, no, via! Giada, mi collasso di via. Ah, uffa. Uffa. Come vedete abbiamo messo, là c'è Pia, là c'è il gatto anche, un nuovo lettino a Giada. Stavo solamente aspettando di trovare un'occasione perché comunque siccome non è che durerà tanto perché Giada è già abbastanza lunga, ma giusto per tamponare finché non facciamo i lavori, che lei e le sue sorelle vanno nell'altra stanza e quindi... aspettate, non so bene quello che ho detto. Allora, stavo cercando un lettino così per tamponare finché non vanno di là e quindi non volevo spendere tantissimi soldi perché li ho visti in giro, ma ho visto anche che hanno dei prezzi abbastanza cari e sinceramente è vero che poi lo usa Pia, però per farglielo usare magari un anno, due. Giara, ti sei scritta sui pantaloni? Ah no, sono quelli là che adesso devo provare a passare con l'abiro. Levateli poi, va, che sono da lavare. Non so perché sono finiti nella roba del tuo Armani. E quindi, appunto, ho deciso di far così. Adesso devo solamente cercare un materasso un po' più lungo perché sia quello che mi hanno dato, sia quello che avevamo noi, sono comunque più corti. E quindi ne devo cercare uno che sia giusto, se esiste, non lo so, e vedere quanto costa prenderglielo. E boh, qui c'è il lettino smontato, quello da campeggio che usava prima, e così almeno anche lei ha un lettino là, c'è di nuovo tutto, vedete? Guardate, scarpe di Giorgia, spazzatura che ha lasciato Gabriele, adesso mettono a posto perché... E niente, quindi appunto adesso cercheremo un materasso adeguato, per adesso tiene questo, anche perché in questo è corto per lei, però il letto va bene ancora per un annetto, perché Giada per fortuna è mignon come la nonna. Lì c'è il micio, lì c'è Giorgia, qui c'è Seibren. Adesso raccogliamo quelle cose lì, facciamo il letto a Giada e poi andiamo a preparare il pranzo. Thank you.
io a casa. Perché è lì sotto la mamma. Vieni che prendiamo la casetta così vai a giocare con Giada. No, stai in piedi. Guarda. Dai, andate di là, dai. Così io mi faccio il letto. Guarda anche questa, che questa sta in piedi. Thank you.
bambina che cerca di rubare dallo zaino. Fatti. Anche questi. Qui c'è Sabrina che mette a posto. Lì quello di Pia, il nostro. Quindi adesso... dovrei fare ancora molte cose qui, ma adesso andiamo giù. Allora, cucina sistemata, perché appunto adesso dobbiamo andare giù, che devo portare i bambini e mia sorella, mangiamo, poi devo portare Giada dal dentista, così almeno qui è tutto in ordine e pulito, e quando torniamo anche i letti sono già fatti, è tutto a posto e posso stare più tranquilla, insomma. Quindi adesso mi vesto e andiamo. Allora, oggi non vedrete clip perché non ho fatto niente. In realtà due o tre lavori li ho fatti, ma ero molto di corsa perché poi siamo usciti, come vedrete nel vlog, e quindi non sono stata a registrare. In realtà ho pulito, però ero di corsa, veramente veramente di corsa, e quindi non ho avuto tempo di fare clip. Colgo l'occasione intanto per fare questa clip, farmi vedere, salutarvi e ringraziarvi per tutto l'affetto che mi avete dimostrato, ringraziarvi perché state crescendo tantissimo, salutare e accogliere i nuovi iscritti, e niente, spero che questo video vi sia piaciuto, e questa settimana che vanno a scuola spero di riuscire a fare molto molto di più, perché con loro a casa, avete visto, sono riuscita a fare pochissimo. E quindi io vi saluto, ci vediamo domani con un nuovo video e ciao ciao. 1 2 3 come on.